Tu mi ricordi uno scugnizzo solo in mezzo a un prato che si sgolava ogni mattina a perdifiato, piccolo anch'io, quasi come te, cantavo sempre e mi sentivo un re. Sai, io lo so, ma io l'ho fatto solamente per Priscilla. Priscilla, ma chi è? È la pulcina dei miei sogni, è tanto bella. Ma parlami di te. Io sono Calimero. È piccolino, è carino, è tutto vero. Quell'uovo in testa ti dà qualcosa in più. Ma che fortuna ce l'hai soltanto tu. Andiamo sotto braccio per le vie della città, oppure dimmi tu dove si va, in discoteca o al cinema se vuoi, al cinema o al Luna Park con gli amici tuoi. Che bello Luna Park, stasera io mi voglio proprio divertire. E io faccio come te, tra lui con te. Mi fa la corda la mia bella, ma sicuro, sicuro dimmi che, se non la smette prima o poi mi affaccio nero. Ma sarebbe uguale a te. No, io sono Calimero. È piccolino, è carino, è tutto vero. Non t'arrabbiare, non è successo mai che chi si arrabbia risolve i propri guai. Io sono Calimero, ma che mi importa se c'è qualcuno chiaro. Ora ragioni perché hai capito che è un po' civetta ma vuole bene a te. Davvero? E questo canta, canta insieme a me. Non sono i soldi a fare un uomo. Un uomo? Un pulcino. Ah! Come te. Io sono Calimero. All'uovo in testa è carino, è tutto vero. Io sono Calimero. Ma se mi arrabbio non prendermi sul serio. Lo so, lo so. Lui era Calimero e questo invece è Il Mondo in Parole, Regola d'Arte. Buonasera da Massimiliano Affinita e dal nostro Roberto Di Pietro. Buonasera Massimiliano, buonasera a tutti e buonasera a tutti i piccoli sporchi neri che come noi ci tengono, che con noi insomma sono presenti questa sera a questa nuova trasmissione. Eh sì, io abbiamo deciso di concerto, io e Roberto, a scegliere questa canzone come introduzione alla nostra puntata, perché la prima parte di quest'oggi parlerà di favole. Nello specifico leggerò un grande autore di favole che è Gianni Rodari, che è stato già presentato, anzi è stato già letto e presentato da Roberto alcune settimane fa, non molte a dire il vero, e oggi ve lo ripropongo perché le favole che ha scritto, per fortuna, sono molte e
Ed è particolarmente godibile Gianni Rodari, non solo per i bambini a cui questa puntata è dedicata, ma possiamo dire che forse ogni nostra puntata, no, è dedicata ai bambini, che sono il futuro della terra, non diciamo di questo nostro paese, perché a noi piace essere internazionali, anche perché per fortuna il pubblico che ci segue è davvero internazionale, ci seguono sebbene non tantissime persone, però da molti paesi, da ogni parte del globo. Ecco, questa storia che oggi vi leggo, questa favola, si chiama Pesa di più e pesa di meno. E tra l'altro vi confesso che una volta, erano già passati tantissimi anni dal momento in cui avevo letto questa favola, forse avevo solo 5 o 6 anni, forse 6 perché ero in grado di leggerla da solo. Ripensando a questa favola, poi ebbi l'ispirazione per scrivere una poesia che magari vi leggerò nel corso della puntata. Pesa di più e pesa di meno. Una mattina il re di quel regno si svegliò con una gran voglia di andare a caccia. «Ho sognato dei cervi», disse al suo ministro, «e venivano a mangiarmi nella mano». «Buon sogno, buon segno! Date ordine nelle stalle che si selli il mio Morello, allora!» Lo stalliere incaricato di accudire Morello era Gelindo, un giovane diligente e laborioso che teneva il cavallo pulito e senza un insetto, dalla criniera alla coda. Ma quando Gelindo quella mattina andò per sellarlo, Morello era scomparso. Chiama di qua, chiama di là, non ci fu verso di trovarlo. Qualcuno l'aveva sentito nitrire verso mezzanotte. A qualcuno era parso, invece, di aver udito sbattere una porta. Debbono averlo rubato. E adesso chi lo dice al re? Il re, infatti, si infuriò terribilmente e ordinò di mettere Gelindo ai ferri per 3 giorni. Il quarto giorno, se non si fosse trovato Morello, Gelindo doveva morire. Il ministro allora ridiscese nelle stalle per far imprigionare Gelindo, ma lo stalliere era scomparso anche lui. Beh, qualcuno la deve pagare, decise il ministro. Metterò in prigione il capostalliere e la sorte di Gelindo sarà la sua. Gelindo si era nascosto in città da un oste suo amico, temendo la collera del re. Quando seppe però che un altro era in pericolo di morte e per giunta per colpa sua, avrebbe voluto correre a costituirsi, ma l'oste lo dissuase. Piuttosto, gli disse, va in cerca del cavallo. Se lo troverai, salverai la vita del capostalliere e anche la tua. Sì, ma dove cercarlo? Guarda, mia moglie ha sognato che un cavaliere usciva al galoppo dalla porta d'Oriente. Non può darsi forse che abbia udito dormendo un suono di zoccoli? Vai, prova da quella parte. Gelindo mise nella bisaccia un pane e una bottiglia di vino e uscì dalla porta d'Oriente. Camminò tutta la mattina. Verso mezzogiorno si sedette all'ombra di una quercia per fare colazione. Ed ecco, si sentì chiamare da una voce che diceva «Tirami fuori, tirami fuori!» Si guardò in giro e vide una buca. Dentro la buca stava un ometto alto un mezzo metro, secco come uno stecco, dall'aria imbronciata. «Che fai lì dentro?» «Do la caccia alle talpe! Tirami fuori piuttosto e ti dirò ogni cosa!» Gelindo gli tese una mano, ma per tirarlo fuori dovette tendergli anche l'altra e fare forza sui ginocchi. «Ma lo sai che sei pesante?» «Per forza lo so! Mi ero addormentato qui all'ombra e il mio peso, guarda, ha scavato questa buca!»
Come ti chiami? Mi chiamo Pesa di più. È proprio il nome che fa per te. A vederti non peseresti più di un uccellino, ma piuttosto tu chi sei? Sono Gelindo. Così e così, sono in giro per questo e per quello. Allora verrò con te, tanto non ho niente da fare. Gelindo e Pesa di più camminarono tutto il pomeriggio e verso il tramonto si sedettero all'ombra di un fico per fare merenda. Mentre mangiavano, udirono una voce che implorava: «Tiratemi giù! Tiratemi giù! Dove sei? Qui, sul fico!» Alzarono gli occhi e videro una specie di gigante, grasso come due botti, appollaiato su un ramo dell'albero. Era il ramo più sottile, ma sosteneva quell'omaccione senza nemmeno piegarsi più di tanto così. «Perché non salti giù da solo?» «Perché sono troppo leggero. Mi ero addormentato all'ombra del fico e l'aria mi ha spinto in alto.» «E come ti chiami?» «Mi chiamo Pesa di meno.» Lo tirarono giù dal fico e divisero con lui il pane e il vino. «Dove siete diretti?» «Così e così.» Gli raccontarono tutta la storia. «Beh, allora verrò con voi, tanto non ho niente da fare.» Si rimisero in cammino tutti e tre. Pesa di più e Pesa di meno si tenevano per mano. Così il primo era sicuro di non sprofondare e il secondo di non volare via. Al calar della notte giunsero davanti a un castello tutto nero e senza finestre. «Non ha un bell'aspetto», disse Gelindo, «ma è troppo tardi per andare a cercare un albergo. Ci faremo dare da dormire qui.» Mentre si avvicinavano per chiamare il portinaio, il ponte levatoio cominciò a salire cigolando. «Ci vogliono lasciar fuori», disse Gelindo. «Pensateci un po' voi.» Pesa di meno allora spiccò un salto e acchiappò l'ultima trave del ponte. Pesa di più si attaccò ai piedi di Pesa di meno e col suo peso lo fece ridiscendere. Passarono tutti e tre sul ponte levatoio mentre una voce sgarbata li insolentiva: «Pitocchi, pezzenti, siete in cerca di guai? Andate a dormire nell'etamaio!» Sulla porta del castello stava un'alta figura vestita di nero, con un berretto a punta ornato di strani segni. «Sta attento!» bisbigliò Pesa di meno a Gelindo. «Deve essere un mago!» Ma Gelindo tendeva l'orecchio col cuore in gola. Gli era parso infatti di udire un nitrito lontano lontano. Gli era parso di riconoscere la voce di Morello. Finse di nulla e salutò gentilmente il castellano, inchinandosi addirittura fino a terra. «Siamo tre poveri viandanti, vi domandiamo soltanto un piatto di minestra e un pagliericcio.» «E mi avete scambiato per un albergatore? Sono mago magone io, per vostra norma, e da me non ci sono pagliericci, ma solo materassi di lana.» Il mago li accompagnò in cucina e offrì loro, brontolando, gli avanzi di una zuppa di cipolle. Poi li accompagnò in cima a una torre, mostrò loro i letti e se ne andò chiudendo la porta con tre chiavi. I tre amici si sdraiarono per dormire. Pesa di meno si legò una mano al letto per non volare via. Pesa di più si legò una mano al soffitto per non sprofondare. Dopo un minuto bussavano tutte e due, ma Gelindo vegliava e tendeva l'orecchio. Nel cuore della notte udì nuovamente il lontano nitrito e capì che veniva dal sotterraneo. E Morello, senza alcun dubbio, ma come fare per liberarlo? Passò tutta la notte a pensare, ma non riusciva a immaginare il modo di costringere il mago a rendere il cavallo. La mattina dopo, Mago Magone li svegliò per tempo. «Alzatevi!» ordinò. «E andatevene per i fatti vostri, perché io ho da fare.» «Qualche incantesimo?» si informò Gelindo.
o signoria deve essere un mago e tra i più potenti. Puoi ben dirlo, ridacchiò Magone, rabbonito dal complimento. Chi altro avrebbe saputo riconoscere in un cavallo qualunque, chiuso in una stalla reale, la stoffa di un cavallo volante? Che bellezza, disse Gelindo. Così ora Morello volerà. Volerà, volerà, rispose il mago. L'operazione è quasi finita. Devo solo strappargli un pelo dalla criniera e uno dalla coda. Ma tu come sei di Morello? Chi sei? Chi siete voi tre? Ora capisco, siete entrati a tradimento nel mio castello per derubarmi. Bene, bene, ora vi accomodo io. E già stava per pronunciare contro di loro chissà quale incantesimo, quando pesa di più gli saltò su un piede con tutto il suo peso, strappandogli un grido di dolore. Ho capito, disse poi il mago, volete lottare e in questo caso lotteremo. Ma una sfida leale però, domandò Gelindo. Una sfida leale. Chi vincerà si prenderà Morello. Scesero nel salone e il mago, chiamato un servo, si fece portare una bilancia. Faremo a chi pesa di più, annunciò con un sogghigno. D'accordo, disse Gelindo. Scegliete pure. Tra noi tre il vostro avversario. Il mago guardò Gelindo, guardò il gigante che stava alla sua sinistra e guardò il nanerottolo che stava alla sua destra. Scelgo quello, disse indicando il piccolo pesa di più. Gelindo si inchinò. Il mago salì sulla bilancia, bisbigliò un incantesimo e il servo cominciò a mettere pesi sull'altro piatto. Un quintale, due quintali, tre quintali. Quando fu a 10 quintali, il mago saltò giù dalla bilancia e scoppiò a ridere. Vediamo quello che sapete fare voi allora. Pesa di più, senza neanche guardare la bilancia, vi posò sopra un piede. Un quintale, due quintali, 10 quintali. Quando fu a 15 quintali, tolse il piede dalla bilancia e si soffiò il naso. Mago Magone sprizzava scintille dagli occhi. Avete vinto la prima prova, disse. Vedremo che cosa saprete fare nella seconda. Ora faremo a chi pesa di meno. Fece portare un'altra bilancia. Su un piatto pesò una piuma, sull'altro si sdraiò egli stesso. La piuma risultò più pesante. Ora tocca a te, disse il mago, indicando il grassone. Stavolta era sicuro di farcela, ma pesa di meno. Prese la piuma, la tagliò in 10 pezzi, ne buttò via 9 e posò sulla bilancia soltanto il decimo. Poi saltò sull'altro piatto e quel pezzettino di piuma risultò tanto più pesante di lui che pesa di meno fu sollevato fino al soffitto e si fece un bernoccolo sul cucuzzolo. Il mago, che a quel gioco di incantesimi non era mai stato sconfitto, si gettò in ginocchio tremando e domandando pietà. «Vi darò metà dei miei tesori», piangeva. «Voglio soltanto Morello», rispondeva Gelindo. «Vi darò il mio castello, le mie terre», offriva il mago. «Dammi Morello e me ne andrò contento. Vi darò la mia bacchetta magica». Ma non ci fu niente da fare. Magone dovette consegnare il cavallo e rinunciare alle speranze che aveva fondate su di lui. Con un cavallo volante a sua disposizione sarebbe diventato l'uomo più potente e più ricco del mondo. Gelindo e Pesa di meno montarono in groppa a Morello. Pesa di più invece si accontentò di trotterellargli dietro la coda e così, passo passo, i tre amici presero la via del ritorno. Nella loro contentezza avevano dimenticato che, con una piccola operazione, avrebbero potuto trasformare Morello in un cavallo volante. Alla reggia furono accolti con grande feste. Il re fece liberare il capostalliere, che abbracciò Gelindo e gli disse: «Voglio ricompensarti come meriti». «E anche il re», disse lo stesso.
vedo che hai due amici. Uno di loro è grosso come due botti. Ti darò tanto oro quanto pesa. Sei contento? Maestà, disse Gelindo, siete troppo buono con me. Io non ho bisogno di tanto oro. Datemene appena quanto pesa il mio amico più piccolo. Il re lo abbracciò di nuovo perché era piuttosto avaro e già gli pareva di avere promesso troppo. Fece portare una bilancia. Pesa di più. Si sedette su un piatto e la gente, al vederlo, scoppiò a ridere. Molti dicevano che Gelindo era un povero sciocco, che al posto suo avrebbero saputo approfittare della fortuna molto meglio di lui, eccetera, eccetera. Ma quando il tesoriere del re cominciò a mettere l'oro sull'altro piatto della bilancia, la gente scoppiò a ridere di nuovo, però per tutt'altro motivo. Ci volle metà del tesoro reale per smuovere appena il piatto di pesa più. Il re era diventato pallido e si tirava la barba. Finalmente non si tenne. «Prendete quei tre imbroglioni!» gridò, «e buttateli in prigione!» Gelindo si ricordò proprio in quel momento delle parole del mago. Strappò un pelo alla criniera di Morello, ne strappò un altro dalla coda, balzò sul cavallo e via, a volo, nel cielo. Pesa di meno, lesto, spiccò un salto per raggiungerlo. Pesa di più, gli si attaccò ai piedi e la gente rimase lì, con un palmo di naso, a vedere il cavallo volante che si portava via, ben più alto dei tetti, Gelindo, pesa di meno, pesa di più e la bilancia carica d'oro. Ecco, questa era la favola che ho voluto raccontarvi e naturalmente è dedicata a tutti i bambini, in particolare Elisa, Leonardo, Miriam e tutti i bambini che ci seguono, ed è anche un insegnamento, a mio giudizio, anche per noi adulti, perché in Gemmi Rodari è molto frequente, ricorrente questo elemento, che i più cattivi di tutti, i più meschini, i più bassi nei valori sono i re. I migliori in termini di animo, di gentilezza, ma anche di intelligenza, è la povera gente, la gente più umile. E persino il mago cattivo, è molto migliore del re come animo. E io credo che questa sia una parodia che riflette esattamente. Cioè, ovviamente noi, io personalmente e Roberto, conosciamo direttamente i giorni nostri, ma probabilmente è una parodia che ha riflettuto sempre la storia dell'umanità anche ai giorni nostri. A mio giudizio è proprio così. Chi detiene il potere è come il re che ha descritto, come i re anzi, che descrive Gianni Rodari. Assolutamente sì, intanto complimenti per la scelta perché è veramente bellissima. Grazie. Complimenti anche per la lettura e l'interpretazione perché è stato veramente fantastico. Grazie. L'hai quasi resa visibile, no? A chi la ascoltava, è stato veramente molto bravo. E poi sì, quello che dici tu è verissimo, lo condivido. Ne aggiungo solo una piccola cosa, perché poi il testo parlava abbastanza bene da se stesso, che proprio per riportarla ai giorni nostri, il problema di quelli che sono più in alto in grado, se vuoi c'è una specie di scala, no? Dal più umile al mago che può rappresentare una fascia mediana, al re che rappresenta il top, è l'importanza del mantenere la parola. Sì. Che è una cosa, no, che i nostri padri, i nostri nonni, almeno a me, mi hanno insegnato: parola stretta di mano è vale più di un contratto firmato, no? I maghi, qui nel nostro caso, sono quelle persone che sono un po' affidabili, un po' no. Nella morale della storia c'è che chi comanda ha sempre la presunzione di cambiare le regole in corso, no?
per appunto non sconfessarsi, per non perdere l'autorità e soprattutto per comandare, che è, direi, una fotografia netta ai nostri ultimi 15 giorni. Sì. Direi proprio. Una cosa spettacolare. Ma io anche per quello l'ho scelta, Roberto. Eh sì, avevo immaginato, avevo colto il riferimento, però è veramente così, no? Adesso ci sono i grandi propositi, le promesse, tutto è bello, tutto verrà risolto, eccetera, eccetera. Vedrete che fra massimo 6 mesi torneremo, cioè se avremmo noi la bontà di avere un po' un minimo di memoria, fra 6 mesi queste persone avranno detto tutto il contrario di tutto e si saranno rimangiati tutto quello che hanno detto in questi giorni, ne sono pressoché sicuro. Ahimè anch'io. Direi che tanto Shakespeare diceva una cosa che poche volte è stata sconfessata nella storia, che è anche un detto popolare, cioè che al contrario il detto popolare, e cioè che chi male comincia, no? Peggio finisce. Shakespeare diceva proprio questo, le cose che iniziano con un errore traggono linfa vitale proprio dalla sequela di errori possibili, e quindi il male si accumula, fa volume con se stesso, no? La cosa sbagliata fa seguire altre cose sbagliate. E quindi Rodari va a letto come tutte le favole sono per i bambini, perché c'è l'elemento surreale, no? A volte ci sono gli animali che parlano, eccetera, eccetera, però contestualmente, quando i grandi poi leggono la favola al bambino, ne percepiscono una morale che spesso è, questo è il bello delle favole, che spesso è molto più incisiva, molto più profonda di invece un libro, un saggio, una tesi filosofica, no? Qualunque insegnamento anche religioso, cioè sono cose che vanno proprio alla radice del problema, pur sembrando non affrontare affatto quel tipo di problema. Invece questa è una cosa interessante e importante, scritta in maniera molto semplice, accessibile a tutti e aperte alle interpretazioni. Io credo che questa qualità derivi alle favole per il fatto che si fanno nomi di fantasia e non ci sia nessun riferimento esplicito, anche se poi per chi le vuole capire i riferimenti sono molto molto espliciti e molto, sì, molto attuali, sempre e comunque. Assolutamente. E a proposito di attualità, io mi riallaccerei, perché come ripetiamo spesso e come sempre accade, il discorso cade a fagiolo, come direbbero quelli bravi, il discorso cade a fagiolo sulla lettura che avevo preparato io, che è un libro vecchiotto di qualche anno fa, esattamente del 1972, anzi no, del 1968 la prima edizione italiana, ma scritto nel 1963 da Edgar Wind, che è stato un professore di storia dell'arte e di filosofia, e che ha scritto questo libro meraviglioso, che è un insieme di saggi che sono in realtà delle conferenze che lui ha tenuto nelle varie università americane, che si intitola Arte e Anarchia, una lucida analisi del rapporto fra potere e arte. Allora, perché cade a fagiolo? Cade a fagiolo proprio perché in qualche modo, e leggeremo il primo capitolo di questo libro veramente incredibile, perché è scritto in maniera semplice ed è
ed è fondamentale per, secondo me, per la storia del pensiero, ed è importante per noi perché rappresenta un po' il riassunto di tutte le puntate precedenti. Perché arte e anarchia sono collegate? Perché vedremo, come ci spiega benissimo Wind a partire da Platone, ricorderete, ne abbiamo parlato anche noi, no? Che Platone nella sua Repubblica Ideale caccia gli artisti, fa cacciare gli artisti, in particolare i poeti e i pittori, perché li accusa di essere imitatori della realtà, ma li accusa anche di un'altra cosa che Wind ci spiegherà dopo, e quindi la vedremo dopo. Arte e anarchia sono strettamente collegati. Intanto, anarchia non è inteso come programma politico, ma è l'effetto che la società ha sull'arte e l'effetto che l'arte ha, o meglio, che l'arte ha sulla società. Perché? Proprio per questa capacità che abbiamo detto adesso delle favole, perché il fatto di usare metafore, parafrasi, di non fare nomi specifici, ma di dire esattamente come stanno le cose in un determinato momento, le favole infatti sono comunque anch'esse un'invenzione dei classici, no? Greci, sì. e latini. Le favole sono, anzi, vi inviterei a leggere le favole greche, le favole romane, per vedere che in più di 2000 anni di storia poco o nulla è cambiato nei rapporti umani, nei rapporti interumani e nei rapporti tra l'uomo e i poteri intesi come establishment culturali, politici e sociali. Allora, leggiamo e magari commentiamo, perché così con il testo ci viene più semplice fare dei riferimenti. Allora, questo è il primo appunto capitolo, e si intitola Arte e Anarchia. Volevo fare un piccolo ringraziamento per il suggerimento di questo libro al mio amico e collega Andrea Carnevale, che mi ha suggerito caldamente la lettura di questo testo, che io trovo davvero sorprendente, e quindi lo ringrazio di cuore, perché i buoni amici si vedono anche dalla qualità delle letture, che secondo me, a mio avviso, dalla qualità oltre a, diciamo, l'affetto, la vicinanza, il supporto, eccetera, si vede anche dalla qualità delle letture che ti consiglia, perché se ti consiglia una lettura di qualità ottima, evidentemente io la interpreto come una forma di stima e soprattutto di ricerca di miglioramento, no? Sia della tua persona che del reciproco rapporto. Tra l'altro anche qualità di nome e cognome, perché pur sapendo tu che io non sono di quella fede calcistica, Andrea Carnevale mi fa tornare alla mente varie fedi calcistiche. Ah, beh, sì, varie, sì, certo. Beh, una in particolare, no? Perché è stato, credo, forse più tempo del Napoli, addirittura. È stato, Carnevale è stato Roma, sì, Napoli. Napoli, Udinese, e poi non prima sicuramente. Non ricordo, insomma, sì, queste sono comunque le squadre più importanti in cui ha militato. E niente, iniziamo la lettura. Non vorrei che la parola anarchia, messa a capo di queste conferenze, suggerisse al lettore l'idea che intendo parlare in difesa dell'ordine. Non intendo farlo. Una certa misura di scompiglio e di confusione può infatti contribuire a suscitare l'energia creativa. Come attestano le vite piuttosto inquiete di Dante, di Michelangelo o di Spencer, per non parlare di Mozart o di Keats, spesso le circostanze esterne in cui vengono prodotte le grandi opere d'arte sono tutt'altro che rassicuranti. E se pensiamo ai grandi mecenati dell'arte, a quegli uomini intraprendenti, i quali blandirono pittori e poeti per indurli al lavoro, sembra che raramente si distinguessero anch'essi per il loro carattere pagato. Non saprei dire che cosa avessero in comune i medici Sir Walter Raleigh e Ambroise Vollard, ma non mi pare che questa loro caratteristica comune sia stata un'esistenza tranquilla. L'insoddisfazione e lo scontento non furono mai nemici delle arti, il più delle volte furono il loro nome tutelare. Su questo punto non vorrei apparire dogmatico,
critico e molto mi dispiacerebbe incoraggiare l'idea, completamente sbagliata, che i migliori artisti e mecenati siano quelli tormentati. Mi azzarderei tuttavia a enunciare almeno una norma di carattere generale. Se il massimo desiderio di un uomo è quello di vivere senza fastidi, forse il miglior consiglio che gli si può dare è di tenere l'arte lontano da casa. E questa è già una grande affermazione, no? Perché l'arte, in qualche modo, noi spesso la vediamo come un modo di superare i problemi, di avvicinarsi alla bellezza, eccetera, eccetera, invece Wind qui ce la propone come un problema. Vedremo più avanti come e perché. Ecco, io ti dico la verità, per il momento non mi trovo d'accordo con questa definizione, perché... Allora, ti dico che ovviamente l'argomentazione del saggio è organizzata, è fatta in maniera paradossale. No, ma poi tra l'altro nel proseguo ci sarà sicuramente la spiegazione, no? Sì. Però, ecco, io credo che l'arte sia sempre e comunque un avvicinamento alla bellezza, e quindi non può essere mai un problema. Il problema è ciò che infatti è esterno. È così, però ricordati sempre che qui l'arte è messa in parallelo con l'anarchia. Sì, quindi qui non sta, non lo dico così, insomma, poi magari rischio di non dirlo dopo. Non sta contestando l'arte, sta dicendo esattamente il contrario, in realtà, poi te ne renderai conto. Cioè, l'arte è un pericolo per la politica. Certo, sì. Capito? È un pericolo per l'ordine pubblico, inteso come quelli che comandano. Sì, sì. E invece, da quelli che sono comandati, è invece una possibilità di salvezza. Allora, ricomincio a leggere. L'arte è, abbiamo il coraggio di ammetterlo, una faccenda scomoda, e scomoda soprattutto per l'artista stesso. Le forze dell'immaginazione, dalle quali egli trae ogni suo vigore, possiedono una loro energia, dirompente e capricciosa, che l'artista deve sapere amministrare con prudenza. Se egli concede troppa libertà alla propria immaginazione, essa può sfrenarsi e distruggere lui e la sua opera per eccesso. La passione frenetica dell'arte, scrisse Baudelaire, è un cancro che divora il resto. D'altro canto, se egli tormenta il proprio genio costringendolo a una disciplina sbagliata e si serve di troppi artifici e raffinatezze, l'immaginazione può inaridirsi e atrofizzarsi. In genere, i grandi artisti non hanno paura dell'atrofia. Molti, invece, hanno temuto l'eccesso. I quaderni di appunti di Baudelaire sono pieni di ricette per seguire un regime di vita più severo, mediante il quale egli sperava di addomesticare e di regolare la propria ispirazione. Goethe, nei suoi Annalen, una specie di resoconto annuale delle sue occupazioni, compilato quando il poeta era già vecchio, apparentemente calmo e olimpico, confessa la sua nervosa paura di fronte ai folli scherzi che può giocare un'immaginazione vivace in un uomo peraltro colto. A che serve, scrive, dominare la sensualità, coltivare l'intelletto, assicurare alla ragione la sua supremazia? La forza dell'immaginazione è in agguato come il più potente nemico. Essa possiede per sua natura una tendenza irresistibile all'assurdo, la quale, vincendo ogni costrizione della cultura, riemerge con l'innata crudezza dei selvaggi che amano le smorfie. Goethe e Baudelaire non avevano molto in comune, e la disciplina a cui il primo come poeta si sottopose è quasi l'inverso di quella che scelse il secondo. Baudelaire si serviva del paradosso caustico per soggiogare la propria musa, Goethe tentava di placare il suo demone mediante taciti luoghi comuni. Ma tutte e due sentivano, e lo sentivano con la stessa intensità, un sacro timore per l'immaginazione che animava la loro poesia. L'espressione sacro timore è naturalmente assai più antica, proviene da Platone, al quale dovrò in seguito ricorrere molte altre volte. Sebbene nessun filosofo abbia mai lodato la divina pazzia dell'ispirazione con più eloquenza di Platone, egli la vedeva, come Goethe e Baudelaire, con occhio estremamente sospettoso. Tanto egli valutava la forza dell'immaginazione umana da pensare che un uomo potesse venir mutato dalle cose che immaginava. Di conseguenza gli pareva che l'arte mimica fosse una pratica estremamente pericolosa e propose alcune leggi curiose in base alle quali l'imitazione mimica di personaggi stravaganti o malvagi veniva vietata. La recitazione teatrale in quei momenti doveva passare dal linguaggio drammatico a quello narrativo, così da stabilire una certa distanza tra chi parlava e la cosa detta.
come se dovessimo parlare del male soltanto in terza persona, mai in prima, per paura di diventare maligni noi stessi. A noi queste regole sembrano eccentriche. Non c'è niente di male nel fatto di impersonare una figura grottesca, non è vero? Due o tre gesti stravaganti, eseguiti per il nostro o per l'altrui divertimento, non ci possono avvelenare fino alla radice. Se le cose fossero come voleva Platone, invece, i giochi dei bambini dovrebbero svolgersi tutti sotto la sorveglianza di un magistrato. Eppure Platone aveva i suoi buoni motivi per parlare così solennemente di questo argomento. I giochi dei bambini, egli pensava, sono uno strumento fondamentale nella formazione del carattere, perché attraverso l'imitazione degli altri che diventiamo quel che siamo. Come scrisse nel 700 James Harris, osservazione poi riferita da Sir Joshua Reynolds, possiamo fingere un piacere finché il piacere arriva e accorgerci che ciò che cominciò come finzione finisce come realtà. E questo è esattamente quel che Platone voleva dire. Edmund Burke, il quale per la sua attività di oratore doveva di certo essere un mimo consumato, fece questo esperimento sulla propria persona. Ho spesso osservato, dice, parlando di se stesso, che quando imitavo l'espressione e i gesti di un uomo arrabbiato, oppure placido, o spaventato, o temerario, la mia mente involontariamente veniva presa da quella passione il cui aspetto volevo imitare. Anzi, sono convinto che questa sia una cosa difficile da evitare, per quanto uno si provi a separare la passione dai gesti che la esprimono. Se accettiamo per valide queste osservazioni, e sarebbe difficile negare che i giochi innocenti non sono sempre innocenti e che la finzione può a volte mettere radici nella realtà, le conseguenze diventano estremamente spiacevoli. Perché allora siamo costretti a considerare l'arte con la stessa serietà di Platone, il quale alla fine ci consiglia di istituire un drastico censore? Sappiamo che questo è un cattivo consiglio, perché una censura efficace è una contraddizione in termini. Come la potatura, essa conferisce nuovo vigore a ciò che ha tagliato, ma se invece intacca la radice, distrugge la pianta che intendeva salvare. Tuttavia, pur tenendo bene in mente queste riserve, possiamo imparare molto da Platone. Se osserviamo il suo censore all'opera, come lo immagina lui, e la procedura che egli consiglia allo stato ideale, ogni volta che deve bandire ufficialmente un poeta pericoloso. Se un tale uomo, scrive, viene da noi per mostrarci la sua arte, ci metteremo in ginocchio davanti a lui, come davanti a un essere raro e santo e dilettevole, ma non gli permetteremo di rimanere tra noi. L'ungeremo con la mirra e gli porremo un serto di lana sulla testa e lo manderemo via in un'altra città. Se questa cerimonia venisse tradotta in termini moderni, sembrerebbe una buffonata. Come dire che prima di essere condannato l'artista debba ricevere i massimi onori possibili, qualcosa come l'Order of Merit. Platone capiva ciò che pochi sembrano capire oggi, cioè che l'artista veramente pericoloso è il grande artista, un essere raro e santo e dilettevole. Platone credeva, e lo disse chiaramente, che il grande male scaturisce da pienezza di natura piuttosto che da deficienza. Invece le nature deboli sono difficilmente capaci di molto bene o di molto male. Da questa osservazione si deduce che, ovviamente, a Platone la sorte risparmiò quel genere di esperienze che indussero Jacob Burckhardt a definire la mediocrità come la vera forza diabolica di questo mondo. Poiché conosciamo la profonda verità della definizione di Burckhardt, non ci sentiamo di essere d'accordo con Platone quando egli afferma che soltanto una forte immaginazione può rivelarsi veramente distruttiva e che invece i guai provocati da una immaginazione debole sono trascurabili. Ma Platone viveva in Grecia e sia la sua testimonianza sia quella di altri autori ci fanno congetturare che, difatti, le forze distruttive in Grecia non fossero mediocri. Basti pensare ad Alcibiade. A rischio di dire qualcosa di risaputo, voglio qui ricordare un preciso fatto storico. Platone vide le arti plastiche greche e la poesia greca raggiungere la perfezione e la loro massima eleganza nello stesso momento in cui vedeva disintegrarsi lo Stato greco. Egli intuì, e forse lo sentiva nella propria persona, che tra questi due processi doveva esserci una relazione profonda. Se i greci non fossero stati così sensibili a una frase squisita, a un bel gesto, avrebbero potuto forse giudicare il discorso di un oratore per la sua misura di verità e non per lo splendore dell'equilibrio, ma la loro sanità di giudizio era minata dalla loro immaginazione. Se non sbaglio, Platone si trovava di fronte allo stesso dilemma del medico esperto, il quale, diagnosticando una malattia,
di cui non si conosce la cura, mosso dalla disperazione e dalla pietà verso il malato, gli prescrive un rimedio inefficace. In casi simili noi non diciamo che la diagnosi è sbagliata, perché il rimedio non serve allo scopo, e forse bisognerebbe estendere questa cortesia anche a Platone. La sua medicina, la censura di Stato, è una medicina disperata e ovviamente inadeguata, non di meno la sua diagnosi potrebbe essere giusta. Allora, qui mi fermo un attimo e commenterei quello che ho letto. Allora, come ti dicevo, vedi Massimiliano, il problema non è diminuire la potenza dell'arte, anzi, mettendolo l'arte in parallelo con il potere, cioè con l'ordine costituito, lui cosa fa? Analizza quello che Platone ha detto e dice una cosa molto intelligente, cioè Platone, come tu sai, vede la sua società disgregarsi, perché praticamente la grande stagione della tragedia greca ateniese, la grande stagione del teatro greco, la grande stagione della poesia, del mito, della religione, di tutto quello che abbiamo detto, della corrispondenza fra il basso e l'altro, fra il microcosmo e il macrocosmo, di un sistema in cui l'uomo era perfettamente centrato tra la natura e gli dèi, in cui l'uomo aveva una sua funzione netta e precisa, in cui aveva un posto nel mondo, in cui rispettava tutte le altre cose del mondo. Dopo Platone, o contemporanee a Platone, Socrate quindi, nasce il primo illuminismo che la storia dell'umanità conosce, che è la scuola sofistica, e la scuola sofistica è una scuola che invece perde la bidimensionalità dell'uomo, questo rispetto dell'essere se stesso e essere anche altro, del vivere per se stesso e vivere anche in un sistema olistico naturale più grande che è la Terra, quindi nel rispetto di tutti gli elementi, ma diventa un pensiero monolitico. Il sofismo è quella cosa che è quel procedimento logico che pur di ottenere ragione porta i discorsi alle estreme conseguenze, e quindi questo è stato indicato proprio come il primo vero illuminismo, da cui poi nascerà la suddivisione delle scienze, l'oratoria, quella non l'oratoria quella classica, ma l'oratoria quella a fin di di convincimento dell'altro, no? A fine di vincere il pensiero dell'altro, le famose dispute, non più il confronto, ma la disputa convincitore, e quindi sostanzialmente il pensiero umano inizia a perdere di profondità e inizia a diventare invece lineare. Platone, che aveva intuito in questo scarto la pericolosità, perché sapeva che l'appiattimento del pensiero avrebbe portato alla disgregazione della società e quindi essenzialmente a un senso di smarrimento dell'uomo, cosa che puntualmente è avvenuta dopo Platone, e per questo lui dice che l'arte è pericolosa, proprio perché l'arte è una fonte straordinaria di libertà, è una fonte straordinaria di contestazione, è una fonte straordinaria di anarchia, anarchia intesa come libertà di pensiero, di movimento e di azione, sempre nel rispetto degli altri. Ed è per questo che che lui appunto fa una diagnosi corretta, cioè l'arte, se usata male, è controproducente, no? È una malattia, è una cosa che porta a disgregazione, perché fa vivere solo nell'immaginazione, fa vivere solo nell'immaginazione e fa perdere il contatto con la realtà e con le necessità della realtà e con le relazioni della realtà. E quindi lui in questo caso Wind, non Platone, dice, vedendo anche cosa altri artisti
come Baudelaire e Goethe hanno scritto, cioè di questo senso di meraviglia e di stupore nei confronti dell'intuizione, dell'immaginazione, ma anche di soggezione, perché è l'immaginazione, è la meraviglia, è l'intuizione che domina l'artista, non è l'artista che riesce a dominare l'arte, ed è per questo che molti artisti sono stati perseguitati nel corso della storia, che molti scrittori sono stati bruciati con o senza i loro libri. A febbraio abbiamo purtroppo ricordato il rogo di Giordano Bruno, no? Nel 600 a Campo dei Fiori. Ed è per questo che l'artista ha avuto sempre, non nell'età più strettamente contemporanea, ma fino a, diciamo, gli inizi del Novecento, basti pensare a Wilde, no? a te, a noi così caro, era una persona che scompaginava letteralmente la morale, la visione delle società, e quindi era considerato un pericolo. Per questo veniva messo al bando, per questo gli venivano fatte delle campagne ad hoc contrarie. E l'ultimo caso che noi, nostrano, che possiamo ricordare è Pasolini. Anche, scusa se ti interrompo, Oscar Wilde fu anche imprigionato con accuse. Queste forme di... Perché se... Ma è molto semplice, perché se tutti noi vivessimo... come artisti, no, c'è il serio rischio che, e di questo io non me ne preoccupo, non solo che finiscano gli stati, finiscano le produzioni, finisca l'economia, eccetera, eccetera, ma c'è il serio rischio che noi non mangeremo neanche più, perché l'arte è una cosa, la produzione del cibo dalla terra è un'altra, e di solito purtroppo non vanno di pari passo per molti. Per me sono esattamente due tipi di arti diverse, cioè c'è l'arte creativa e c'è l'arte fattiva. L'artigianato per me è un artista, il contadino per me è un artista, ma se nella provocazione che fa Wind, noi seguiamo la sua provocazione, se noi tutti vivessimo come artisti, quindi come pittori, come scrittori, come musicisti, come cantanti, attori, eccetera, eccetera, capisci bene che moriremmo tutti di fame, no? Saremmo... No, non lo capisco bene, sinceramente, perché... Saremmo tutti delle cicale. No. Saremmo tutti cicale. Beh, secondo me il discorso è molto interessante, e a questo punto... mi permetto di approfondirlo insieme a te. C'è una parte della letteratura, specialmente più recente, che parla di possibilità di vivere senza mangiare e senza bere. Ci sono delle persone che, attraverso la loro ispirazione, hanno raggiunto un contatto con il cosmo, con l'universo, e si nutrono di energia. Sono circa, credo, sulla Terra sono circa un 200-300 persone, e riescono a vivere senza alcuna necessità materiale di cui noi siamo a conoscenza. Si nutrono di energia. Non è fantascienza, perché queste persone esistono, alcune delle quali hanno anche scritto dei libri a tal proposito. Io ne ho già letti alcuni. L'autrice che l'ultima che ho letto, se mi dai un secondo ti dico anche come si chiama. Sì, te l'avrei chiesto, dimmelo, perché sono, e credo che a questo punto siamo tutti interessati a questa cosa che comunque è un discorso che chiaramente, su cui parliamo, discutiamo, ma è un discorso che esula da quello che stavo dicendo io, perché questa è chiaramente il proponimento di un paradosso, non è una verità assodata quella che porta a Wind. Si chiama
la scrittrice che ho letto ultimamente si chiama Jasmuheen, è una scrittrice australiana. Credo che il nome sia il nome d'arte, il nome dell'anima che, con cui lei è a, la sua anima con cui lei però riesce a essere a contatto. Facci lo spelling però. Sì. Allora, Ilunga A S M U H E E N. Jasmuheen. C'è qualche qualche cosa su YouTube, qualche video su YouTube, non lo so, grazie, su Google sicuramente c'è. Ad esempio il libro che ho preso in questo momento si chiama Alimentazione pranica, il processo di 21 giorni, cioè lei dice che non tutti gli esseri, cosa c'è? Lei sostiene, questa scrittrice, che non tutti gli esseri umani, ovviamente devono essere esseri umani pronti per un'esperienza di questo tipo, e per esseri umani pronti mi riferisco a gente che già è vegetariana, che quindi ha totale rispetto per le forme di vita animali, e per persone che spesso come via di purificazione utilizzano il digiuno. Ebbene, queste persone sono pronte per questo processo dei 21 giorni, cioè 21 giorni senza bere, senza mangiare e addirittura bere. Sappiamo che chi digiuna, chi riesce a digiunare, beve parecchio, uno per diciamo ingannare la fame, e due perché attraverso i liquidi il corpo ha una forma di purificazione e sostentamento delle cellule. Il nostro corpo è formato per la maggior parte in percentuale di acqua. Ebbene, secondo questa scrittrice, ma lei è la prova vivente che si può vivere senza bere e mangiare, le persone pronte, già pronte, dopo 21 giorni senza bere e mangiare, il contatto, diciamo, c'è quasi un collasso da parte del corpo. Ma se questo collasso viene superato, ovviamente se chi prova questa esperienza non è pronto, morirà, quindi il collasso porterà alla morte, ma per coloro che sono idonei ad avere questa esperienza, ci sarà dopo questa caduta del corpo una rinascita e un contatto diretto con la propria anima, e con la propria anima, con il proprio sé divino, il quale può fare qualunque cosa, compresa l'alimentazione del corpo attraverso l'energia del cosmo. Ah, scusa, faccio delle piccole domande così. Prego. Di grande curiosità. Ah, quindi 21 giorni senza mangiare e bere, sì. E dopodiché si starà se si supera questa cosa, che comunque è evidentemente pericolosa, no? Perché è evidentemente pericolosa. Si supera questa fase, non si mangerà mai più, fisicamente, dico. Ovviamente c'è, i gradi di consapevolezza sono differenti. Alcune persone riescono a non mangiare più, ad alimentarsi attraverso l'energia cosmica, sono poche. Questa prova magari è fatta da molti che si cimentano, magari viene anche superata, e quindi questo già una prova del genere
va al di là di ciò che razionalmente la scienza ci insegna, no? Che senza tre giorni senza bere si muore, no? Sì, sì. Ecco. Io sono affascinatissimo da questa cosa. Sono anche altrettanto scettico, lo ammetto, però sono affascinatissimo. Intanto ti faccio capire io, poi ti approfondirai da solo. Quindi tu a che giorno di digiuno sei? No, ma in realtà io ho fatto una premessa. Le persone che riescono a compiere questo processo indenni sono persone già pronte, sono persone che già riescono a digiunare, sono persone... Ma tu hai intenzione di fare, cioè di provare a fare in parte o... C'è anche... vegetariano? No. Okay. Anzi... Primo passo, ci stai pensando? Ci sto pensando per il rispetto verso gli animali, sì. Io però, come tutti noi, abbiamo il problema di vivere pienamente il sistema di cui parlavi, che tarpa completamente le ali, ti incatena attraverso la necessità, e quindi questa mente incatenata. Perché... scusate se ogni tanto mi interrompo, ma siccome sono concetti piuttosto non difficili ma inusuali, allora può apparire che io passi di palo in frasca, ma non è così. No, semplicemente ponderi bene le parole da dire. Esattamente. In realtà tutto, secondo questa scrittrice e secondo coloro che vivono questa esperienza, tutto parte dalla mente, dalla ghiandola pineale, più precisamente. In questa mente è stata radicata la convinzione, ma da millenni e millenni, quindi anche geneticamente. Secondo queste teorie le cellule non sono altro che una trasmissione di conoscenza, una trasmissione di conoscenza dove è tutto immagazzinato nelle cellule stesse, e quindi la mente trae anche la propria conoscenza dalla memoria genetica che è proprio insita nelle cellule, e quindi c'è la profonda convinzione che per poter vivere si deve mangiare, si deve bere. Questo, diciamo, è il primissimo grado. Poi da questa base della piramide derivano poi tutti i bisogni artificiali che probabilmente quel sistema, lo storico sistema, ha creato per incatenarti, no? Ebbene, una volta che si può raggiungere la consapevolezza che il nostro corpo può alimentarsi attraverso l'energia, ma badate bene, il corpo è condizionato totalmente dalla mente e dalla memoria cellulare, quindi noi moriamo se non mangiamo e se non beviamo, proprio perché diciamo il software ha programmato il nostro corpo in questo modo. Se riusciamo a cambiare il software, che è qualcosa di complicatissimo, perché a parte la nostra mente e le nostre convinzioni, dobbiamo cambiare anche ciò che è interno alla memoria cellulare attraverso la nostra mente, quindi è un processo difficilissimo. A quel punto possiamo vivere come queste persone effettivamente fanno, senza alcun problema, con
con dei valori del corpo da giovincelli. La signora in questione ha circa 60 anni. Se io te la facessi vedere in foto, magari tu puoi dirla. No, lo sto vedendo su su Google. Allora, io direi, guarda, se per te va bene, la prossima volta, se ci leggi un estratto di questo libro, diciamo anche il titolo, così intanto magari lo mettiamo sulla pagina Facebook e chi vuole si può andare a cercare qualche piccolo riferimento. Si chiama, in particolare questo che vi ho citato, Alimentazione pranica. Il prana è l'energia del cosmo. Sì. Il processo dei 21 giorni. Testimonianze. È scritto da Jas Muhin, quindi Jasmuhein. E finisco la trattazione, che poi svolgeremo più approfonditamente, dicendoti questo, che in India ci sono, specialmente in India, ci sono dei bramini che vivono senza bere e mangiare da tutta la vita o comunque da più di 70 anni. Ecco, come dichiara anche questa scrittrice, immaginate voi se tutti potessimo vivere senza più bisogni, non ci sarebbe più la schiavitù di nulla, neanche del corpo, e quindi non ci sarebbe più bisogno di alcuna guerra, non ci sarebbe bisogno di niente, perché non sei ricattabile sotto nessun punto di vista, perché se non hai necessità di mangiare e bere, quindi di comprare i beni di almeno di prima necessità, non sei ricattabile da nessun punto di vista. Esatto. A quel punto diventa una tua scelta se invece della maglione vuoi la pelliccia. A quel punto, no, dico, per dire, per far capire bene il concetto, per far passare bene il concetto, se invece di accontentarti di un'esistenza diciamo al minimo dei giri, così per usare una metafora, vuoi vivere al massimo, allora a quel punto diventerebbe una tua scelta, e quindi però non sei più costretto a fare le cose come siamo soliti dire, no? In questi anni in cui ormai ci adattiamo a fare qualunque cosa perché tengo famiglia, devo mangiare, no? Le solite frasi che si dicono. Ma in realtà chi non ha più bisogno dei bisogni primari come queste persone, figuriamoci se ha bisogno dei bisogni secondari. Cioè lì... No, certo, io l'avevo detto per fare il distinguo, per far ben capire le posizioni, no? Perché poi a quel punto, essendo anche indipendente dai bisogni corporali, a quel punto si crea una nuova prospettiva di vita, che è quella della connessione con il cosmo, con l'energia, probabilmente la divinità. E quindi il corpo utilizzato come vettore per sperimentare questo universo olografico con cui appunto il corpo, in cui il corpo è semplicemente un vettore per poterlo vivere. E tra l'altro sembra che i miti che esistono presso qualunque popolazione dell'età dell'oro testimoniano esattamente questo stato degli uomini che vivevano come gli dèi, che si diceva nei miti si morivano addormentandosi, semplicemente erano in grado di quell'energia non era più intrappolata nel corpo, perché non era più dipendente, era un corpo totalmente indipendente dai bisogni anche primari, e quindi l'energia poteva andare e venire nei corpi solamente per sperimentare questo universo olografico. E è semplicemente
perlomeno molto curioso che la tutte queste nuove scoperte anche in ambito psicologico, perché questo fa parte di alimentazione ma soprattutto di psicologia, perché tutto parte dalla mente, le nuove scoperte sia della fisica che della psicologia riconducono tutto ai grandi miti delle popolazioni, diciamo prediluviani, alla Bibbia, come se ci fosse una connessione tra la verità e queste leggende e questi testi sacri, tra cui la Bibbia. Quindi ecco, solo per, ho fatto un inciso grandissimo, ma tanto per fortuna il nostro direttore è sempre molto generoso con noi e non ci dà limiti di tempo. Ecco, solo per dire che hai lanciato l'argomento della prossima puntata in maniera pesante, direi, nel senso che hai fatto un bel lancio. Perché la prossima puntata approfondiamo. Molto volentieri, anche perché quello che hai letto è sicuramente molto interessante, molto vero, fin tanto che non si consideri il passo ulteriore, al di là proprio di ciò che appare, di ciò che è dato per certo, ma non lo è. E quindi la prossima volta scopriremo i misteri dell'alimentazione pranica. Che cosa non lo è. Va bene. Salutiamo, diamo quindi appuntamento alla prossima settimana? Direi di sì. Sì. Lascio a te gli onori di casa, come sempre, sei più... Allora, io saluto con grande affetto, come sempre, Anna Ivona Coscia, Leonardo, Elisa, la mamma di questi due splendidi bambini, che è Francesca, e la nostra nuova ascoltatrice, Eliana, che è colombiana e quindi desidera che io la saluti in spagnolo, perché altrimenti diciamo che ci potrebbe rimanere male, e questo noi non lo vogliamo. Mi querido Eliana, este programa fue también dedicado a ti, como a los niños y a las mamás de los niños por los cuales he leído las historias, los cuentos. Ecco. E tu invece chi vuoi salutare? Io saluto Andrea, Simona, piccolo Tommaso, Lidia, Pino, Gianluca e tutti i nostri ascoltatori, dandogli appuntamento alla prossima settimana. Allora, un caro saluto a tutti quanti, da parte mia, da parte di Roberto Di Pietro, e a mercoledì prossimo. Ciao.